Popolari Glocalizzati Notizie. Direttore Maurizio Compagnone. Buon pomeriggio dalla redazione, quinto appuntamento con l'informazione. Ancora Francia in apertura, ieri la più grande manifestazione organizzata a Parigi ha detto no al terrorismo, ricordando le vittime dell'attacco alla redazione del Charlie Hebdo. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu questa mattina ha reso omaggio alle vittime dell'assalto al supermercato ebraico di Parigi. L'allerta terrorismo però resta alta, protezione massima per le scuole ebraiche con 5.000 agenti e per i siti sensibili con altri 10.000 militari. A questi si aggiungono i già impegnati 4.100 gendarmi. Anche il Regno Unito si mobilita. Il premier britannico David Cameron ha riunito i vertici della sicurezza nazionale per valutare il livello di protezione del paese dopo gli ultimi fatti di Parigi. Nelle prossime esercitazioni nel Regno Unito verrà simulato quanto accaduto in Francia per assicurare al paese la massima protezione. Cameron, che in questi mesi sarà impegnato anche sul fronte interno in vista delle elezioni primaverili. Oggi il primo ministro britannico ha lanciato la campagna elettorale con un programma fatto di 6 punti, nei quali però manca la voce immigrazione. Una scelta che accende il dibattito interno al paese, vista anche la crescita del fronte euroscettico di Nigel Farage. Cameron ha scelto di puntare tutto sull'economia, punto di forza del suo governo, con contrasto del deficit, occupazione, riduzione delle tasse, educazione, alloggi ed aiuto ai pensionati. Intanto dall'Afghanistan arrivano per la prima volta notizie circa la presenza di miliziani jihadisti dell'ISIS nel paese. A riferirlo è un generale afghano, Mahmoud Khan, secondo il quale un uomo, Mullah Abdul Rauf, starebbe reclutando combattenti per lo Stato Islamico. Lo stesso generale ha poi riferito che i talebani si starebbero opponendo all'ingresso degli uomini del califfato in Afghanistan. Questa era l'ultima notizia, l'informazione torna alle 19:30 circa. Vi auguro una buona serata.